Bentrovati all'informazione raccontata. In primo piano, come già accennato nell'anteprima, parliamo di case, di vendita di immobili e chiaramente anche di acquisto di immobili. E ne parliamo con due rappresentanti che sono tra l'altro anche fondatori, credo, della Catania MLS. Lo chiediamo a Roberto Martello, della Martello Re Immobiliare, perché loro hanno fatto una sinergia rispetto magari ad altri settori. Hanno pensato bene in un momento particolare di stare insieme, in sinergia, per andare incontro alle esigenze della gente. E sono tante le esigenze di chi deve comprare o chi deve vendere casa. Abbiamo salutato Roberto Martello, della Martello Re Immobiliare, e salutiamo nuovamente Vincenzo Coco, titolare della Rama. Buongiorno direttore. Immobiliare. Buongiorno anche al nostro pubblico. E allora, cominciamo subito, Roberto, dal fatto che comunque avete un modo nuovo di proporre la vostra azienda, perché siete ognuno con la propria azienda, però in sinergia. Assolutamente sì, il mercato immobiliare, diciamo, da un po' di tempo a questa parte ha imposto la sinergia fra le aziende che vogliono comunque puntare un attimo al futuro del mercato immobiliare, nel senso che ottimizzare il nostro lavoro lo si può fare sia investendo sulla classica pubblicità, ma investendo anche sul rapporto e sull'interazione con i colleghi. Quindi la gestione di una piattaforma integrata con altre realtà immobiliari ci permette di poter ambire a trovare la soluzione giusta in ambito di acquisto immobiliare piuttosto che di locazione, di trovare la soluzione giusta per i nostri clienti. Quindi è un rapporto che noi stiamo cercando di intensificare fra noi agenzie facenti parte di Catania MLS, per poter dare un prodotto di qualità alla clientela che si vuole raggiungere, vuole avere con noi a che fare per poter ambire alla propria abitazione. Ecco, Vincenzo Coco, questa nuova esperienza sul territorio ha già portato frutti importanti, perché siete tra i primi ad aver messo in atto questa strategia? Direttore, ha proprio ragione, la maggior parte dei nostri clienti ha avuto sempre un pensiero fisso, quello di pensare che rivolgendosi a una sola agenzia poteva essere limitante per quello che riguardava appunto l'ottenimento di una vendita o di un acquisto. Grazie a questa sinergia, come ha spiegato benissimo Roberto, noi siamo riusciti a colmare un vuoto che precedentemente era presente nel mercato catanese, che era quello di pensare: se mi rivolgo a una sola agenzia probabilmente non avrò quella potenza di fuoco tale da poter raggiungere in breve tempo l'obiettivo della vendita. Invece, grazie a questa unione, siamo riusciti veramente a dare un servizio eccellente ai nostri clienti, perché si ritroveranno ad avere un gruppo di agenti immobiliari che in totale unione e sinergia faranno di tutto insieme, andando anche a preparare tutto un piano di marketing e di pubblicità specifica per l'immobile, a dare una forza maggiore, impattante, rispetto a quello che poteva essere una sola singola agenzia. E quindi io direi che è una vera e propria rivoluzione nel mercato catanese. Ecco, parliamo subito di accesso al credito, perché è un periodo in cui c'è poco contante, poca liquidità, tutti aspettano bonus, sostegni, risorse da una parte e dall'altra, e nell'attesa qualcuno dice forse non è il momento di andare a comprare casa, nel caso specifico, anzi qualcuno dice forse è il caso di vendere. Allora, intanto parliamo dell'accesso al credito, perché tutti hanno voglia di migliorare la propria condizione in casa, vogliono cambiare casa, se non la puoi ammodernare, e vogliono anche cambiare per dare chissà anche una svolta alla propria vita. Allora, cambiare casa è importante, no? È anche una filosofia di vita, evidentemente, se non vivi nel castello. L'accesso al credito oggi è facilitato o, diciamo, crea più problemi rispetto al passato? Direttore, la ringrazio tanto per la domanda, perché credo che sia veramente centrale. Sicuramente io posso dire che mai come adesso, negli ultimi 15 anni oserei dire, i tassi bancari sono veramente al minimo storico. E devo dire anche che non si è fatta tanta informazione, infatti
per essere qui presente e il fatto che lei si sia interessata a questo argomento è sicuramente di grande valore per il nostro pubblico, perché è giusto che loro abbiano l'informazione corretta, cioè oggi conviene comprare perché i tassi bancari sono al minimo. Cioè veramente si oscilla tra l'1 e il 2%, un tasso fisso addirittura per l'intera durata del finanziamento, quindi interessi bassissimi. Questo significa che non solo si può acquistare oggi in un mercato assolutamente competitivo e conveniente con dei prezzi ribassati rispetto a quello che era la bolla immobiliare di 10 anni fa, ma non solo, a questo si aggiunge anche la convenienza di avere dei tassi così convenienti e quindi questo binomio tra un acquisto immobiliare sicuramente a basso prezzo, aggiungendo anche il fattore vantaggioso di avere dei tassi di interessi veramente competitivi, questo binomio diventa vincente per chi oggi dovesse approcciarsi al mercato immobiliare e desidera comprare casa. Ecco, Roberto Martello, come è cambiata la tipologia dell'immobile dopo la pandemia? Beh, sicuramente c'è un'inversione di tendenza. Se prima della pandemia la maggior parte delle persone che volevano acquistare l'immobile si approcciava verso soluzioni di piccola entità, quindi immobili solitamente 2-3 vani piuttosto che 70-80 metri quadri, a oggi abbiamo invece un'inversione di tendenza che porta alla rivalutazione di immobili più grandi, immobili magari di 4-5 vani che diciamo si orientano fra i 120-150 metri, quindi immobili di una certa metratura interna, e soprattutto la gente oggi, dopo l'esperienza del lockdown dell'anno scorso, si orienta verso immobili che abbiano comunque spazi esterni di un certo livello. E quindi, insomma, aumenta anche il costo, evidentemente. No, il costo viene parametrato comunque dal mercato immobiliare stesso, quindi il costo non viene subliminato un costo maggiore nell'acquisto di case più grandi, ma c'è un mercato più importante da un punto di vista di compravendite, quindi mantenendo dei costi, mentre fino all'anno scorso c'era un volume di compravendite inferiore degli appartamenti più grandi e si svalutavano sempre di più, adesso questa svalutazione, diciamo, si è fermata e si sta cercando di dare una rivalutazione a questi immobili più importanti, ecco. Soprattutto al centro storico, dove noi sappiamo nella nostra realtà cittadina il centro storico ha sicuramente un volume di immobili di un certo livello, di una certa metratura, che prima erano invenduti e che adesso invece stanno ritrovando una loro dimensione nel mercato immobiliare. Ecco, per quel che riguarda invece il momento, diciamo, del bivio, è il momento di vendere o è il momento di comprare? Per chi può, evidentemente. Allora, beh, c'è una disamina da fare sotto tre punti di vista. È il momento di vendere soprattutto per chi ha le seconde case. Oggi sono credo il 70% degli immobili di una certa importanza deriva da eredità, deriva da seconde case, da donazioni. Oggi il nostro lavoro si intensifica molto sulle proprietà derivanti da queste tipologie di compravendite o comunque appunto di lasciti, che possono essere donazioni o successioni, e quindi queste seconde case che hanno un peso specifico anche da un punto di vista di tassazione, IMU piuttosto che oneri di spazzature e quant'altro, le eredità, quindi gli eredi nella maggior parte dei casi puntano alla vendita. Dall'altro punto di vista, sotto un altro aspetto, abbiamo anche il fatto che negli anni scorsi, dove c'era difficoltà di accesso al credito rispetto a ora, non c'era stato un abbassamento dei prezzi delle locazioni, ma le locazioni avevano avuto invece un innalzamento dei prezzi all'interno della città, e questo ha fatto sì che ovviamente la gente sta cercando di tornare verso la possibilità di acquistare gli immobili. E quindi da questo punto di vista chiaramente il mercato degli immobili di un certo livello anche all'interno della città, al centro storico, nel nucleo storico della città, sicuramente sta avendo un discreto riscontro. Vincenzo Coco, quindi Catania MLS è una piattaforma, okay, dove praticamente ogni agente immobiliare arriva con la propria azienda, quindi io cittadino devo vendere casa, che cerco casa e mi rivolgo a Catania MLS, mi rivolgo a tutti e sette i soci fondatori, ai vari agenti, oppure ho un indirizzo unico, un posto unico
non dico un call center, ma insomma, esatto, dove rivolgermi, o faccio il giro delle parrocchie. La straordinarietà del sistema è proprio il fatto che il cliente avrà un solo referente che potrà interagire, appunto, per far sì di costruire insieme al cliente la migliore strategia possibile per raggiungere l'obiettivo di acquisto o di vendita, ma nonostante dietro ci siano 10 e oltre, a volte anche 20, 30 agenzie immobiliari collegate per far sì che si possa vendere o comprare in tempi celeri, nonostante questo il cliente avrà solo ed esclusivamente il referente di fiducia che andrà poi a interagire con tutti i rimanenti colleghi affinché il cliente possa finalmente avere solo un interlocutore e risparmiare tempo, denaro, che oggi sappiamo benissimo è quello che manca. Ecco, a proposito di denaro, chiaramente non si paga in più. Esatto, esatto. Infatti il risparmio di denaro è proprio in questo senso, hai la potenza appunto di tantissime agenzie che lavoreranno per te, ma allo stesso tempo la provvigione finale sarà pagata solo ed esclusivamente al tuo referente con il quale hai costruito il tuo rapporto di fiducia. Quindi questa piattaforma ti dà la possibilità giostrare a 360 gradi, cioè di vedere tanta roba. Sia nel caso della richiesta che nel caso della vendita di un immobile, le due cose vanno insieme e vanno ad incrociarsi. Sì. Quindi la cosa incredibile qual è? Per esempio i colleghi vanno a caricare all'interno di questa piattaforma migliaia di richieste di potenziali acquirenti che già hanno anche, sono stati anche prequalificati a livello finanziario, quindi sono acquirenti veramente motivati e pronti all'acquisto anche a livello finanziario, e andrà a incrociarsi questa richiesta alla domanda, che è quella all'offerta, voglio dire, che è quella appunto degli immobili proposti da tutto il sistema, e quindi la piattaforma non permette altro che questo incrocio immediato tra chi richiede un immobile e chi lo offre, in modo tale che ci sia veramente subito, no, il risultato dell'obiettivo finale. E dunque un lavoro di squadra, evidentemente, quello di Catania MLS. Sì. Roberto Martello, voleva aggiungere qualcosa? Sì, volevo aggiungere, perché il focus qual è? Noi sette soci fondatori, di cui devo dire l'input a tutta questa vicenda, il precursore di tutta questa vicenda è proprio il signor Vincenzo Coco, che noi abbiamo qua in studio, un caro collega, un professionista da oltre 20 anni nel settore immobiliare. Oltre a lui anche Rosario Spampinato di Casa Center è stato un altro promotore, e anche Carmelo Spitaleri. Sono tutti professionisti, diciamo, nel mercato catanese, che hanno puntato già da prima che se ne cominciasse a parlare, hanno puntato a questo discorso delle collaborazioni, perché noi sappiamo benissimo che fino a qualche decennio fa parlare di collaborazione fra le agenzie immobiliari era quasi una bestemmia, non si collaborava, ognuno aveva il proprio orticello e cercava di coltivarlo nel miglior modo possibile, certo, per carità. Certo. Oggi invece la tendenza è cambiata. Quindi noi sette, quello che abbiamo fatto intanto è stato aprire questa nostra idea anche ad altri, e infatti proprio all'inizio di questo anno abbiamo avuto due nuovi ingressi all'interno di Catania MLS, che sono la società Grimaldi Store e la società Estates Immobiliare, che ha sede. Quante siete in tutto? Attualmente siamo 9, ma 9. La cosa importante, no. Però i soci fondatori siete 7. Sì, ecco. Però la cosa importante è che noi 9 in questo momento abbiamo l'opportunità, tramite una piattaforma integrata, di collaborare con tante altre agenzie nel territorio catanese, quindi è vero, ad implementare ulteriormente sì, con dei gestionali, con della pubblicità andiamo a implementare. Quindi il cliente non può non trovare la casa, sì, no, che sia dei sogni, che sia quella di cui ha bisogno, in maniera assoluta, in maniera trasparente e professionale. Trasparente, certo, è la cosa straordinaria. Ognuno ha mantenuto la propria identità di agenzia immobiliare, certo, okay, quindi ognuno con la propria filosofia, tutti nello stesso, diciamo, nella stessa piattaforma, esatto, e con lo stesso obiettivo. Quello che stiamo cercando di uniformare, ed è giusto che il pubblico lo sappia, quello che stiamo cercando di uniformare, diciamo, è il nostro stile di lavoro, che deve essere con un codice etico che noi abbiamo stilato, deve essere professionale, deve essere attento alle esigenze del cliente, stiamo cercando di rispettare lo stesso input nella gestione della trattativa, nella gestione di una trattativa in collaborazione, certo, perché lei sa, direttore, se siamo due agenzie a collaborare per la stessa vendita immobiliare, è chiaro che ci devono essere delle dinamiche che vanno orientate, quindi la stessa tipologia di proposta. Quindi se un cliente va alla Rama Immobiliare, va alla Martello Immobiliare o in qualsiasi altra agenzia della piattaforma, troverà, diciamo, lo stesso indice di professionalità, di correttezza e di sensibilità
qualità e attenzione nel cliente. E ricordiamo che non mancano le difficoltà sul mercato, ma gli agenti e soprattutto i professionisti del settore servono proprio a superare queste difficoltà, ad aiutare in questo cammino, che chiaramente è anche gravoso per ognuno che compra, evidentemente, o per buona parte di chi compra un immobile, superare questi ostacoli e cercare di armonizzare il tutto. Vincenzo Coco, in chiusura, conviene ancora onestamente puntare sul mattone, cioè investire sul mattone? Un tempo si diceva investo sul mattone, invece di mettere i soldi in banca, per chi aveva la possibilità di farlo. Ecco, oggi è ancora valido questo consiglio, questo suggerimento, oppure non è tempo? Assolutamente sì, semplicemente perché andando a osservare questo mondo in continuo cambiamento, oserei dire quasi del tutto ormai diventato virtuale e digitale, ancora pensare all'investimento immobiliare rappresenta probabilmente la solidità. È tornato sicuramente più che mai al centro dei nostri pensieri l'amore per la casa, anche in virtù di quello che abbiamo vissuto in quest'ultimo anno di sofferenze, di pandemia, e quindi abbiamo riscoperto quanto possa essere importante avere il proprio nido, il proprio tetto, soprattutto confortevole, e che di conseguenza ha dato veramente un senso a questo momento di grande difficoltà che abbiamo tutti attraversato, pensando che in effetti l'immobile rimane e rimarrà probabilmente ancora per lungo come il pensiero dominante nel momento in cui io dovessi approcciarmi a un'idea di investimento. E quindi l'immobile dà veramente quel senso di solidità che oggi i clienti, in un mondo totalmente in cambiamento e con i mercati finanziari incerti, che questa è un'altra cosa molto importante da evidenziare, il fatto di avere continuamente un mercato finanziario che chiaramente subisce tutto quelle che sono le influenze ormai a livello globale, è chiaro che nel piccolo, nel territorio dove uno vive, avere la certezza di poter avere un immobile, poterlo mettere a reddito senza andare necessariamente a essere influenzato dai mercati finanziari e dal mondo digitale, questo sicuramente dà una marcia in più al mercato immobiliare e rende protagonista la casa più che mai. Roberto Martello, ci sono ancora diciamo dei loschi figuri che si aggirano tra i mercati immobiliari, cioè gente non del mestiere, non professionisti, gente che prova a raggirare anche le minime regole, perché insomma succede, beh, oddio, nelle famiglie. Sì, beh oddio, ma questo credo in qualsiasi mestiere. Il famoso sensale. Il famoso sensale, diciamo, quella è una figura storica, diciamo, sì, dalle nostre parti, che ha anche una sua letteratura, che ancora ha una sua letteratura, una sua letteratura. Oggi i tempi sono cambiati. Beh, oggi lo dico per dire a casa, state attenti a chi vi rivolgete. Beh, rivolgete per i professionisti. Sante parole. Bisogna rivolgersi ai professionisti, perché l'acquisto di un immobile non è più, diciamo, semplice tra virgolette come lo era una volta. Oggi le leggi sono cambiate, oggi bisogna stare attenti alle normative vigenti a livello urbanistico, a livello fiscale, a livello di transazione immobiliare dal punto di vista dei costi. Quindi non avere a che fare con un professionista, ma avere a che fare con una figura, come ha detto giustamente lei, l'osca, significa che poi si può incorrere giustamente in delle situazioni ambigue che possono mettere in difficoltà l'acquirente da una parte e il venditore dall'altra. Quindi è vero che ancora queste figure noi sappiamo che girano, che aleggiano, diciamo, nel mercato immobiliare, ma devo dire la verità che negli ultimi 5-6 anni è stato il cliente stesso che nell'inversione di tendenza che c'è stata nell'ultimo periodo ha chiesto l'intervento dell'agente immobiliare professionale. Quindi dice: mi rivolgo a lei, mi rivolgo all'agenzia professionale perché voglio un servizio di qualità. Certo. Okay, perché poi nella maggior parte dei casi queste figure vanno a chiedere una percentuale di provvigione che è la stessa che chiede un'agenzia professionale, ma senza averne i costi e senza averne neanche il diritto, perché come se mi rivolgessi a un medico, e ci sono tante trasmissioni che svelano queste figure, come se mi rivolgessi a un medico che non ha la laurea in medicina ma che fa il mestierante medico, e ovviamente quelle sono figure da sicuramente tenere lontano dalle nostre abitazioni. Ecco. Grazie Roberto Martello. Prima di salutare Vincenzo Coco, gli chiedo: le zone di pregio a Catania sono sempre quelle? Quelle, diciamo, dove
gli immobili costano tanto, sono più, sì, più diciamo, cari rispetto diciamo a questa città. Diciamo che ci sono alcune zone della nostra città, sia paese etnei, alcune zone della nostra città che in particolare hanno dei prezzi maggiori perché la richiesta è maggiore. Zone di pregio, così zone di pregio, zone di pregio, pensiamo a paesi come San Gregorio di Catania, pensiamo a Santa Catalina di Battiati, a Cicastello, o zone come potrebbe essere Piazza Europa, Corso Italia, Viale Vittorio Veneto, Viale Iori a Catania, tutte zone molto richieste. Allo stesso tempo devo dire che il cliente più consapevole oggi comunque è disposto anche a fare dei piccoli sacrifici, dei piccoli sforzi rispetto al passato, e quindi mette in conto anche di eventualmente trovare la soluzione più idonea per lui, nonostante questo possa comportare uno spostamento di 1, 2, 3 chilometri rispetto a quello che era il desiderio iniziale. Esiste la Casa dei Sogni? La Casa dei Sogni esiste, basta affidarsi a Catania MLS e tutte le agenzie aderenti. Non era organizzata questa, però come finale, Roberto? Assolutamente, grazie. È stata carina. Grazie per essere stati in studio grazie con lei, noi. Direttore. Grazie a Vincenzo Coco della Rama Immobiliare. Grazie a tutto il pubblico che c'è. Grazie a Roberto Martello della Martello Re Immobiliare. Grazie.